Buongiorno, oggi lunedì 11 di maggio. Nei suoi discorsi non vedevo arrivare domande, ora le vedo arrivare e sono lieto di rispondere almeno a quelle di interesse più generale. Una prima domanda che mi è stata spedita sulla mia linea di telefono riguardava la mancata opportunità che io non avrei sfruttato per parlare un po' del tema delle figure femminili nella Bibbia. È vero, d'altra parte lo riconosco, è vero, non l'ho fatto certo per antipatia verso la donna, ci mancherebbe, però la nostra è una carrellata in cui il problema riguarda molto più il popolo, Israele come interlocutore di Dio, che le singole figure. E se ci siamo necessariamente soffermati su figure come Mosè, Giosuè, Saul e Davide, non è certo per una fissazione di carattere maschilista, di genere, ma perché hanno avuto delle grosse responsabilità. Ho accennato a Deborah, ho accennato a qualche figura del libro dei Giudici en passant, ma non era proprio possibile. Ringrazio per la domanda. Come ringrazio di questa, che mi chiede che differenza sussiste fra la gelosia di Dio per il suo popolo e la gelosia dell'uomo sacerdote verso il suo popolo parrocchiale. La domanda la trovo molto interessante, anche se non so di quanto di generale interesse. Sì, dove c'è amore c'è gelosia. Gelosia non nel senso che ci sono io e voi non contate niente, io sono l'unico referente. Questa è una patologia della sana gelosia, ma come passione di questo popolo, come per un prete diventare parroco è una grandissima cosa, perché ti dà la responsabilità, la paternità, dei legami concreti, e quindi è chiaro che c'è un amore appassionato, soprattutto nell'attenzione che questo tuo popolo non sia in alcun modo portato fuori strada. E poi, inoltre, come si concilia il concetto di libertà e di gelosia in Dio e nell'uomo? La libertà e la gelosia si conciliano in Dio e nell'uomo nella misura che c'è una totale trasparenza e libertà da se stessi, ma c'è solamente un interesse per l'altra persona. Nel Signore c'è, nell'uomo a volte la mania di possesso passa oltre. Samuele fece scartare Agar in presenza del Signore. Qui la tradizione sacerdotale che scrive il testo per fondare la sua teocrazia. E allora qui si risale a delle interpretazioni della Bibbia di un secolo fa, quando anziché leggere la Bibbia si leggevano le ipotetiche tradizioni che la componevano, per cui ci sarebbe sicuramente da dire che oggi l'approccio alla Bibbia non lo si fa più attraverso squartando la Bibbia come è stata squartata si fa attraverso una lettura complessiva. Poi il resto non c'entra niente, la carta sacerdotale in Cherem biblico era un'affermazione di allora. Che differenza c'è fra Samuele e Comeini? C'è Gesù Cristo di mezzo. Io sono il Signore, non avrai altri dei di fronte a me, non ti farai idolo né immagine. Ma allora tutti questi, in nome di Dio, Gott mit uns, vicario di Cristo, alter Christus, ipse Christus,
Sicuramente non, l'essere vicario di Cristo non vuol dire di essere Dio, vuol dire di essere un suo rappresentante. Alter Christus non vuol dire avere il potere, ma essere chiamato allo stesso spirito di servizio. Il Gott mit uns, la responsabilità, la darei a Goebbels, non me la posso prendere io. Pietro rispose al sommo sacerdote: bisogna ubbidire a Dio invece che agli uomini. Caifa, sommo sacerdote, disse: era meglio che morisse un solo uomo. Dio libera il suo popolo, la libertà dei figli di Dio. E allora poi si conclude con una citazione di una persona che cita una persona che di lui mi aveva parlato molto bene con un amico e mi dice: la guerra è l'estremo atto di carità verso il nemico. Non mi sembra che sia vero, assolutamente. Revisionismo, giustificazionismo e sciamanesimo, francamente non capisco la domanda. E ultima affermazione: ovvio che Gesù, il suo Vangelo e il cristianesimo è di là da venire, ma in realtà questo è perfettamente normale. Guai a noi se non vivessimo nella speranza che il Signore viene continuamente a purificarci e a darci un surplus. 2000 anni di storia di santità della Chiesa però stanno a smentire che sia stata tutta una sequela di errori e di prepotenze. Riflettevo sulla catechesi di oggi, illuminante per il nostro essere cristiani, per scoprire il nostro vero rapporto con Dio. La catechesi dell'8 maggio, l'8 maggio era venerdì. È la chiave di lettura non solo della scrittura, ma della storia personale, della storia dell'umanità. Guardare, osservare ciò che accade, vivere il fatto e accoglierlo. Niente altro, senza giudicare, senza dare soluzioni, senza cercare motivazioni. Noi abbiamo una mentalità moralistica e ci arroghiamo il diritto di dare giudizi su tutto. Beh, questo è uno splendido esempio. È il nostro peccato di volerci sostituire a Dio. Invece l'obbedienza è la più grande forma di libertà, perché ci fa riconoscere che Dio è Dio e noi solo creature. Sì, nella misura che l'obbedienza è prestata al Signore. Il discernimento sull'obbedienza è un discorso molto serio, cara amica, perché oggigiorno in nome dell'obbedienza c'è il plagio. Questo plagio esiste nel mondo, in certe sette religiose esterne, non le voglio citare per non fargli propaganda, ma questa obbedienza come plagio esiste anche all'interno della Chiesa ed è una realtà estremamente preoccupante, perché l'esaltazione dell'obbedienza, diceva Don Milani, non è sempre una virtù. Può essere anche una forma di delegare le proprie fragilità e le proprie insicurezze a un'autorità forte che ti rassicura. Questo è il caso che avviene all'interno di alcuni gruppi nella nostra Santa Madre Chiesa, dove, e io so di che cosa parlo, l'obbedienza al pastore ufficiale della Chiesa, su cui è legittimo fare tutti i distinguo e tutti i discernimenti, è assolutamente insignificante rispetto al guru del gruppo. Rispetto al guru del gruppo, che dal punto di vista ecclesiale non ha nessunissima autorità. Questo vuol dire fare strame delle coscienze dei cristiani, ma non credo che chi lo fa se ne renda ancora conto. Io vorrei che almeno il senso critico che si usa nei confronti dei vescovi, dei preti, si usasse anche in confronti di certi guru laici messi a governare le coscienze senza averne nessuna competenza e nessuna autorevolezza. Un'altra lettera mi dice: vorrei che mi aiutasse a riflettere su un argomento che mi ha sempre interessato e che tu ogni tanto mi rinnovi.
vale a dire le versioni della Bibbia. Ti ho sentito spesso dire pessima traduzione, qualche volta anche buona traduzione. Visto che ci sono in giro una marea di edizioni della parola del Signore nelle varie lingue, come muoverci per leggerle? E dobbiamo sperare che la versione che abbiamo, oppure che la nostra interpretazione sia quella giusta? Potremmo cadere in una versione che ci svia dall'insegnamento del Signore? Allora, prima vorrei dare un riferimento rassicurante. Stiamo nella Chiesa. Stiamo nella comunità cristiana. Però questi problemi che elenca l'amico caro che mi ha scritto questa lettera, ci sono. Ci sono. Prima di tutto, siamo assolutamente sicuri che il testo della Bibbia che noi abbiamo in mano, in tutti i suoi versetti, è quello uscito dalla mano dell'autore? Al 99,9%? Sì. Al 100%? No. Ma di nessunissimo altro testo del mondo antico abbiamo una documentazione così abbondante, così documentata e così vicina temporalmente all'epoca in cui stavo scritto come i testi della Bibbia. Allora che cosa bisogna fare? Molto semplice, imparare il greco e l'ebraico e avere una lettura personale della Bibbia, lettura e traduzione. Questa è una battuta, però io credo che chi mi scrive si ricorda che una vita fa, da qualche parte, abbiamo cominciato e abbiamo portato avanti per molti anni di fare lezioni di greco biblico. Era chiaramente una provocazione, ma dove sta il senso della provocazione? A proposito delle lettere amabilmente petiglianti, pizzicanti che arrivano, frizzanti. Il mio obiettivo è sempre stato quello di aiutare le persone a diventare autonome, ai cristiani maturi, adulti, autonomi, come capacità di giudizio. Perché? Ma se non sai, non sei autonomo, sei presuntuoso. Tutta la formazione cristiana che io ho sempre cercato più o meno utilmente o peggio che dare il concio alle colonne di dare in tutta la mia vita di prete e di vescovo era per liberare dalla dipendenza e per portare all'autonomia. Il greco e l'ebraico non ce la facciamo, ovviamente, è una provocazione, è un paradosso, ma se dai gli strumenti in tutti i settori, però ci vuole la competenza. Se si sta nella Chiesa non saremo fuori dalla via del Signore e non sarà una traduzione anziché un'altra. Certo, è un impoverimento. Allora perché, come mi permetto io di dire queste osservazioni, di dare questi giudizi? È molto semplice. Io non sono un filologo, ho studiato questa roba una vita fa, quindi non sono e non l'ho mai insegnato. Eccetto qualche anno per punizione ho dovuto insegnare teologia, ma appena mi sono potuto liberare sono scappato. Ma l'elemento direi fondamentale è che quando io vi porto qualche traduzione nuova dipende dal fatto che l'ho trovata all'interno di studi accuratissimi che hanno scritto decine o centinaia di pagine su quel testo e su quel contesto. Avendo studiato bene il testo e il contesto, sono in grado di dare una traduzione. Perché se tu il testo non lo capisci, non è vero tanto se non lo traduci non lo capisci. Chi ha studiato bene lo vede. Ma se fra le varie possibilità che ti presenta una lingua che non è comunque la tua, fra i vari contesti linguistici nella struttura di quella lingua, se tu hai capito esattamente il testo dal contesto, allora ti puoi azzardare in una traduzione, ma solo se l'hai capito bene. Infatti io non è che ve lo dico tutti i giorni, di tutte le pagine, a tutte le ore, ma solo quando l'approfondimento. Naturalmente qui io parto da questo concetto che
alcuni di voi sicuramente lo hanno visto, la bellezza di queste cose. La bellezza di queste cose. Per cui la bellezza che ti illumina il volto del tuo Signore, allora veramente corri. Perché se Lui è bello e non fa le cose per dispetto, atteniamoci alla traduzione della Shea, soprattutto alla nuova, a quella del 2008, che è fatta molto bene, quella traduzione della CEI del 2008, l'ultima edizione. Poi, naturalmente, stai tranquillo, non è una disputa fra teologi o fra filologi che ti rovina la fede. Buongiorno Eccellenza, il Dio di David ha tre caratteristiche, amore, umiltà, e come tutto il Dio dell'Antico Testamento è capacità di rendere feconda la vita. È strettamente collegato. È l'ultimo versetto del brano che vi ho indicato. La scelta, Dio ti sceglie per amore. Dio ti accompagna facendosi umile e calandosi nell'umiltà della tua storia la rende feconda, a prescindere dalle risonanze mondane o no. È Lui la fecondità della tua vita. Grazie caro amico di questa domanda. Queste abbiamo già risposto. Ecco, un'altra osservazione. Dio impone la vita, propone il rapporto con Lui. Non è più giusto dire Dio dona la vita e propone il rapporto con Lui. Assolutamente è più giusto. E tanto il mio interlocutore è una persona molto fine, lo capisce, politicamente molto più corretto. Io uso di solito questa forma più scorretta per colpire, per incidere, perché certo che me la dona, ma che la vita è un dono, io lo devo scoprire, non è evidente, sempre né per tutti. Io quindi posso veramente cominciare il mio dialogo con l'interlocutore accettando anche le sue proteste che gli è stata imposta una vita che lui non voleva. E allora vediamo se è vero che con questo ipotetico Dio dentro questa vita si trasforma comunque in una grazia di cui lodare e benedire in eterno anche chi me l'ha imposta, ma insomma ci siamo capiti. Qui finisce l'elenco delle nostre domande, ho cercato di dare una risposta che potesse interessare tutti. Ora dovremmo continuare ancora il nostro percorso. Il nostro percorso, teniamo presente il filo rosso. La Bibbia è un libro scritto per la nostra amicizia con Dio. Non è un libro storico, non è questo. Poi, se vi interesserà discutere di storicità, possiamo riprendere il discorso globalmente inteso come scenario fondamentale, ma non è ricostruibile, non è ricostruibile. Noi non prendiamo la Bibbia perché è storica, perché la scienza ci dice che la Bibbia aveva ragione, un libro da cancellare e da bruciare da tutte le librerie americanate degli anni 50, ma la Bibbia è vera perché è stata ispirata dallo Spirito Santo e la sua verità non concerne la ricostruzione esatta di tutti i particolari, ma la strada esatta che ci apre per andare verso il Signore. È il libro della fede. Naturalmente, poi, se la fede è una fede motivata, ispirata, e qui è il tema fondamentale della resurrezione, della base di tutto, di quella identità di quel Cristo. La Bibbia non si legge per arrivare alla fede, come mettono negli alberghi i mormoni. La Bibbia non è un libro da leggere per arrivare alla fede. Per arrivare alla fede ci vuole l'annuncio della Chiesa, l'accompagnamento della Chiesa, la parola viva, la forza dello Spirito. Poi
Nel momento in cui tu dici, allora cosa credete voi? Dove sta la bellezza della vostra fede? Ci prendiamo in mano questo libro. Io vi assicuro, sono temi importantissimi, io a mia volta mi sono cervellato da giovane, proprio per avere, mi pare, insomma, mi sento abbastanza sereno delle cose che io vi sto dicendo. Questo è un libro che, diceva Sant'Agostino, riguardo al racconto della creazione, che serve per andare in cielo, non per descrivere come è stato creato e come è fatto il cielo. Ora noi di cosa stiamo parlando? Noi stiamo leggendo un libro, facendo delle catechesi che nell'intenzione di chi le vive con voi è quella l'intenzione di aiutare la vita spirituale, accendere l'amore di Dio, accendere la fedeltà al Signore. Ora, il messaggio che viene da questa storia è un messaggio molto semplice. Se ti allontani dal Signore per essere come gli altri popoli, pensi di trovare la tua libertà e trovi la schiavitù. Questo ci viene detto con un racconto. Nei Salmi ci viene detto in un altro modo. Gli scrittori cristiani te lo dicono in un altro modo. Quindi è un discorso assolutamente personale e comunitario di Chiesa. Per questo ci sto. Il tema dell'uso della mia libertà come mezzo che mi permette di ricevere l'amore di Dio e la sua salvezza. Allontanarmi da Lui vuol dire perdere la vita. Non diventerò spacciatore, non diventerò un perverso, ma se perdo Lui, perdo questa enorme ricchezza. Ecco perché noi lo leggiamo, cioè vediamo il degrado di un popolo che pensa di, un po' furbescamente, lo vedremo subito, pensa di saperla più lunga del suo Signore. Quando muore Salomone, si fa un'assemblea per ratificare, in qualche modo, l'ingresso, l'accessione, si dice in termini tecnici, l'accessione del suo figlio Roboamo al trono. Vengono le tribù per una specie di dieta, come si diceva nel Medioevo, no? La dieta dell'impero, Reichstag. E vengono perché la struttura tribale era fondamentale, ce lo siamo detti. Era il vero animo di questo popolo. Insomma, l'epoca di Giosuè, l'epoca dei giudici, insomma, hanno marcato profondamente questa sensibilità al dire della Bibbia. Poi è l'archeologia che rivela magari i tempi esatti e le modalità. Ora, in questo incontro, in questo raduno, leggiamo qualche parola, in questa dieta del regno con il successore designato di Salomone e i rappresentanti delle tribù, scoppia un incidente piuttosto serio. Salomone, dice il primo libro dei re al versetto, al capitolo 11, al versetto 43, Salomone si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide, suo padre. Gli succedette nel regno il figlio Roboamo. Capitolo 12. Roboamo andò in Sichem, perché tutto Israele era convenuto in Sichem
per proclamarlo re. Sicché c'era stata una grande assemblea con Giosuè, era nel nord, era un pochino più centrale rispetto a Gerusalemme che nel sud. Si entrò di mezzo una figura, Geroboamo, un antipapa, diciamo, un antire, per chiedere a Roboamo di allentare la pressione fiscale, la pressione militare, il controllo di polizia. Tuo padre ci ha imposto un pesante giogo. Ecco l'elogio funebre di Salomone. Ora tu alleggerisci la dura schiavitù di tuo padre e il giogo pesante che quelli ci ha imposto e noi ci serviremo. Roboamo gli disse: ritiratevi fra 3 giorni che ci voglio riflettere. Il re Roboamo si consigliò con i suoi anziani che erano stati al servizio di Salomone suo padre, domandando: che cosa vi consigliate di rispondere a questo popolo? Gli dissero: se oggi ti mostrerai arrendevole verso questo popolo, se darai loro soddisfazione, se dirai loro parole gentili, essi saranno tuoi servi per sempre. Ma egli trascurò il consiglio degli anziani e si consultò con giovani che erano cresciuti con lui ed erano al suo servizio. Signori, nihil sum sole novi. Domandò loro: cosa mi consigliate di rispondere? I giovani che erano cresciuti con lui gli dissero: così risponderai a questo popolo che ti ha chiesto. Tuo padre ha reso pesante il nostro giogo, tu alleggeriscilo. Così dirai loro: il mio mignolo è più grosso dei fianchi di mio padre. Ora, se mio padre si caricò di un giogo pesante, io renderò ancora più grave il vostro giogo. Mio padre vi castigò con fruste, io vi castigherò con flagelli. Quando ovviamente tutti sentirono queste cose, quando compresero che il re non dava loro ascolto, tutti gli israeliti risposero al re: che parte abbiamo con Davide? Non abbiamo eredità con il figlio di Esse. Che c'entriamo noi con la tribù di Giuda? Alle tue tende, o Israele. E ora pensa alla tua casa, Davide. Ecco, si è consumata la divisione. Alle tue tende, o Israele, vuol dire che le 10 tribù, che poi erano i discendenti delle altre mogli di Giacobbe, queste 10 tribù si ritirarono al nord. Rimase giù la tribù di Giuda e la tribù di Beniamino e si costituì un regno al nord e un regno al sud. Fu una secessione, il regno al sud piccolo, povero, montuoso, semidesertico, il regno del nord, le pianure della Galilea, di Samaria, il lago, la costa, zona ricca. E quindi 2 re contrapposti che vivranno vicende più o meno distinte e autonome, che la Bibbia racconta in maniera più o meno parallela. Qual è la caratteristica? Ritorniamo a prendere il filo rosso dell'Esodo. Essenzialmente è una storia di re.
con il popolo sullo sfondo, più o meno succube, ma più che meno, lo vedremo nei profeti, e passivo, come gli egiziani sotto il faraone. Una regressione verso l'Egitto. È una storia di re. L'Esodo non è una storia di Mosè, è la vita di Mosè, ma non lui solo. Di loro invece si parla soltanto delle vicende che hanno riguardato i re. I sacerdoti sono succubi del potere. L'unica voce libera è quella dei profeti, che parlano al nome del Signore e sentendosi liberi di rendere conto a Lui e a nessun altro. Certo, è una storia sempre nel segno del mistero, nel segno di un invito a un approccio umile e complesso. Perché ci sono dei testi, e noi li vedremo, in cui sembra che in qualche modo Dio voglia spingerli verso l'abisso. Li aiuta, ogni tanto al minimo cenno di pentimento ci ripensa, cambia le carte, altrimenti è bene che la lezione la imparino. Forse può suonare eccessivo dire che è il Signore stesso a guidare il suo popolo verso l'asservimento, però pur rispettando la libertà degli uomini e senza intervenire direttamente con segni e prodigi per indurire il cuore direttamente come ha fatto con gli egiziani, però emergono frequentemente nel testo delle affermazioni come se la china intrapresa rientrasse in una logica tanto libera quanto folle da parte di loro, ma ben intravista da lontano. D'altra parte c'è un capitolo nel Deuteronomio che noi non abbiamo letto, mi sono accorto che nelle nostre grandi corse non abbiamo visto il capitolo 28 del libro del Deuteronomio, è terribile, è il libro delle benedizioni e delle maledizioni. Se obbedirai fedelmente alla voce del Signore, tuo Dio, preoccupandoti di mettere in pratica tutti i suoi comandi che ti prescrivo, il Signore tuo Dio ti metterà sopra tutte le nazioni della terra, eccetera. Capitolo 28 del Deuteronomio, versetto 1, e poi c'è il capitolo 15, versetto, no, capitolo 28, versetto 15 in poi. Ma se non obbedirai alla voce del Signore tuo Dio, se non cercherai di eseguire i suoi comandi e tutte le sue leggi che oggi ti prescrivo, verranno su di te e ti raggiungeranno tutte queste maledizioni. Sarai maledetto nella città e maledetto nella campagna. Maledette saranno la tua cesta e la tua maglia. Maledetto sarà il frutto del tuo seno e il frutto del tuo suolo, eccetera, eccetera. È lunghissimo. Cioè, in fondo è il Signore che dice: io pongo davanti a te la vita, il bene, la morte e il male, scegli. Però sappi che se scegli per questa strada, ti inguai. Se mi abbandoni, ti inguai. Perdi il meglio della vita. Ora, credo sia interessante, perché tutto sommato indica un intreccio di storia di Dio e di storia dell'uomo, la rende sacra comunque. Sapete perché? Perché una storia in cui c'entra Dio, stai tranquillo, prima o poi si rivela come storia di salvezza. Stai tranquillo,
Non aver paura di Dio. Basta un segnale. Minimo. Molto meglio un Dio che ti dà la schicchera che tu in preda alla tua disperata solitudine. Vediamo allora alcuni di questi piccoli, piccoli, quasi invisibili accenni che però danno questo senso. La moglie di Geroboamo si alzò e andò a Tirsa. Ci fu una morte di un figlio di un erede, lo seppellirono e tutto Israele ne fece il lamento, secondo la parola del Signore comunicata per mezzo del suo servo il profeta Achia. Achia era stato un profeta che un giorno si mise a fare il matto, come facevano spesso i profeti, soprattutto nei primi tempi. Loro profetizzavano non dicendo tanti oracoli, ma facendo dei segni. Prese un mantello, prima ancora dello scisma, prima ancora della scissione, della Padania, per così dire, di Israele del Nord. Lui prese un mantello e lo divise in 12 pezzi. Cioè, che fai? Rovini un mantello. Questa sarà la fine di Israele e di Giuda, se non si convertiranno al Signore. E qui questa storia allora, che l'uomo deliberatamente sceglie di china, si dice, non si dice il Signore lo fece morire, si dice semplicemente che lo seppellirono e tutto Israele ne fece il lamento, secondo la parola del Signore comunicata per mezzo del suo servo, il profeta Achia. 15:29. Appena divenuto re, egli distrusse tutta la famiglia di Geroboamo. Il regno del nord si distingue perché era quello più corrotto, più, che aveva tradito di più il Signore, per continui colpi di Stato, stragi, assassini, uccisioni, disastri, ecco, così finì la casata di Geroboamo. 15:29. Appena divenuto re, egli ci fu un colpo di Stato e un generale divenne re. Egli distrusse tutta la famiglia di Geroboamo, non lasciò vivo nessuno di quella stirpe, ma la distrusse tutta, secondo la parola del Signore pronunziata per mezzo del suo servo Achia di Silo. Come interveniva il Signore in questi tempi? Attraverso i profeti. Il profetismo è essenzialmente un fenomeno che riguarda il regno del nord. E il Signore mandava questi uomini, Elia, Eliseo, sono tutti uomini del nord, il Monte Carmelo, voi sapete dove è, la Samaria, la piana di Esdraelon. Mandava i profeti perché quello era un regno che andava più a catapascio e continuamente faceva sentire la sua vicinanza con queste figure. Quando al tempo del re Acab e della regina Jezabele, nel regno del nord, quasi tutto Israele aveva piegato le ginocchia davanti a Baal, perché Jezabele veniva dalla regione di Baal, e aveva pervertito il marito, tirandolo fuori dalla religione del Signore. Rimase solo Elia, e fu lo strumento con cui il Signore cercò di recuperarsi il suo popolo. Questo Dio non smette di amare il suo popolo, guidato dai suoi capi sempre più verso l'abisso. Tra alterne vicende, lo storico deuteronomista, il profeta deuteronomista, perché è una storia scritta in chiave profetica, fra alterne vicende descrive la grande parabola discendente,
che dagli splendori davidici porta all'esilio. Il male prevale sul bene, come ai tempi del diluvio. Il crescendo di malvagità non è automatico e predeterminato. La libertà delle scelte umane rimane intatta. Il Signore gliel'aveva previsto, ma non è che ce li spinge Lui. La maggior parte dei re è stata capace di portare alla distruzione ciò che il Signore aveva edificato, di ricondurre alla schiavitù il popolo che Dio aveva liberato dall'Egitto. Il totale rovesciamento della storia della salvezza. La forma narrativa dei profeti, dei profeti anteriori di questi che noi chiamiamo libri storici, porta tutto questo alla meditazione e all'ammonimento del lettore. Chi sta in piedi, dice San Paolo, guardi di non cadere. Vi ricordo che noi, avendo notato anche dai vostri ascolti che sta ricominciando il lavoro, io non vorrei fare come Roboamo, cioè appesantire il giogo sulle vostre spalle. Io vi proporrei allora, in questo periodo, di ridurre le catechesi da 5 volte a 4 volte alla settimana. Noi terremo la catechesi il lunedì e il martedì e il venerdì e il sabato. Lunedì e martedì, venerdì e sabato. In modo, teniamole fisse queste date, in modo che il mercoledì e il giovedì chi lavora, perché c'è gente che lavora, o comunque abbiamo ricominciato a uscire, abbiamo degli impegni, il ritmo quotidiano o anche 5 volte può essere un pochino troppo. Se poi capisco che è troppo anche 4, vediamo. Per ora rimaniamo con 4, lunedì e martedì, venerdì e sabato. Buona giornata a tutti.